Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se siete rimasti sorpresi dal girone d'andata, se vi aspettavate queste posizioni o se c'è qualcuna che vi ha stupito. Mi raccomando qui sotto nei commenti. Bene, eccoci qui a distanza di qualche mese da quel video in cui pronosticai, come faccio da diversi anni a questa parte, la classifica finale della Serie A. In questo video voglio rianalizzare un pochino quello che è stato il mio pronostico inizio stagione e vedere un po' quante cose stiamo prendendo, quante cose stiamo sbagliando, quante possono cambiare o mettersi a posto da qui alla fine della stagione. E lo faremo insieme in questo video facendoci due risate, almeno questo è sempre il mio obiettivo, anche se poi piovono insulti nei commenti, perché c'è ancora qualcuno che è convinto che io prenda seriamente questo format e che pretenda di indovinare le posizioni. Tanto che poi quando le sbaglio piovono insulti. È meraviglioso. E allora fatemi fare una premessa prima di partire. Perché per quanto io non prenda seriamente questo format da un punto di vista di pronostico, perché non sono forte a pronosticare nulla, non sono Rudy Zlatan. Quanto finisce domani in Brisbane Adelaide? Chi vince? Che se la giocano? Brisbane 3-1. Finisce con una vittoria per 3-1. Sicuramente una cosa che amo fare e che sì, prendo seriamente, è il modo in cui parlo di calcio. Ovvero un modo imparziale, sono uscito dal mio essere tifoso, perché tutti lo siamo, anche i più grandi professionisti e giornalisti che vedete in TV, tutti nascono come tifosi, poi naturalmente decidono che strada prendere e quanto viverla in modo professionale. Ora, io forse questo discorso non dovrei neanche farlo, perché do continuamente prove, qualora ce ne fosse bisogno, non credo di dover provare nulla a nessuno, però comunque sia, ne do continue di prove della mia imparzialità, sia quando commento la Roma e perde ed esulto ai gol delle avversarie, sia in altre occasioni, quando parlo semplicemente di calcio. Eppure non è così scontato che questo arrivi a tutti, perché sotto il video precedente a questo, l'episodio precedente a questo, quando ho pronosticato la classifica a inizio anno, ho messo la Roma quarta, ci arriveremo. E la maggior parte dei commenti che ho letto, premesso, la Roma ha tutto il tempo di arrivare anche undicesima da qui alla fine del campionato, ma io voglio far comparire a schermo tutti i commenti dei fenomeni che hanno voluto percularmi, si può dire, per la posizione pronosticata da me. Il commento per eccellenza che digerisco meno è questo. Vale a dire, hai messo la Roma quarta soltanto perché la tifi. Ora io so già cosa mi state per dire nei commenti. Fede, c'è libertà di pensiero, io posso scrivere quello che voglio. Sì, ma pensa! Libertà di pensiero significa che tu comunque pensi prima di scrivere una stronzata. Se no, eviti, fai più bella figura se non scrivi nulla. Perché tu potrai non essere d'accordo con me per la posizione pronosticata, ma non puoi mettere in discussione la mia imparzialità. Quello no, non te lo permetto, molto semplicemente. Io ho messo la Roma quarta perché c'è un'analisi dietro, che poi ha dato le sue risposte sul campo, positive e negative, però il fatto che Fonseca abbia un anno in più di esperienza, che molti giocatori stiano crescendo e che la Roma sia una squadra interessante, non sono di certo l'unico a dirlo, e poi, torno a ripetere, parla il campo. Detto questo, la Roma ha tutto il tempo di arrivare anche undicesima, dodicesima o retrocedere in Serie B, io avrò sbagliato il pronostico. Momentaneamente non l'ho sbagliato neanche tanto, e quindi fatta questa lunga premessa, non volevo allungare più di tanto, ma ci tenevo, francamente, a farla, possiamo partire con le posizioni. Confrontiamo posizione per posizione, o comunque zona per zona della classifica, che se no finiamo domani, quella pronosticata da me a inizio, anzi prima dell'inizio del campionato, e quella reale in questo momento, dopo 19 giornate di Serie A. Dunque, partirei dalla zona retrocessione, quindi le squadre che a inizio stagione secondo me sarebbero retrocesse e su alcune posso ancora essere convinto di questa cosa. Nella mia classifica, dal 20° al 18° posto c'erano Spezia, Crotone e Genoa. E qui chiedo scusa a Italiano e i suoi ragazzi, perché li avevo considerati non adatti al campionato di Serie A per il semplice fatto che non lo conoscevano. Qui mi hanno smentito, perché lo Spezia è una meravigliosa realtà del campionato di Serie A, messo in difficoltà le big, ha vinto contro le piccole, quindi gli scontri diretti, e alla fine conta quello per l'obiettivo, e gioca un bel calcio. In queste tre posizioni, chi invece ha deluso rispetto alle mie aspettative è stato il Cagliari, che è diciottesimo nella realtà, lo vedete, il Parma anche ha deluso tantissimo, ma qui c'è un discorso di cambio allenatore, D'Aversa è rientrato ma sta facendo fatica rispetto all'inizio quando c'era Liverani, che non è riuscito a esprimere lo stesso calcio che invece ci aveva fatto vedere l'anno scorso a Lecce. Ha rischiato tanto il Genoa, come da me pronosticato, perché c'è stata una fase prima del cambio in panchina in cui
era da mani nei capelli il Grifone. Poi torna Ballardini, il Genoa si trasforma e adesso lo stiamo vedendo anche in queste prime giornate del girone di ritorno, batte il Napoli, fa bene in generale, gioca un bel calcio e si sta dimostrando una squadra che secondo me alla fine si salverà tranquillamente. Il secondo raggruppamento che voglio fare è quello dal 17° al 10° posto, quindi concludendo la parte destra della classifica. Nella mia c'erano in ordine crescente Benevento, Udinese, Parma, Sassuolo, Samp, Torino, Cagliari e Verona. Accanto invece vedete la classifica reale e chiaramente ci sono dei cambiamenti perché il Genoa, l'abbiamo già detto, è lì. C'è il Benevento che in realtà sta facendo molto meglio e anche qui io a inizio campionato avevo pensato che Inzaghi potesse far bene perché ha un po' di esperienza in più dopo la brutta sulla panchina del Bologna qualche anno fa. Il Benevento stesso ha qualche esperienza in più rispetto alla stagione 17-18 quando fece malissimo, il primo punto fu storico col gol di Brignoli al Milan dopo penso 15 giornate, giornata più giornata meno, e invece il Benevento è un'altra meravigliosa realtà. Ecco sì, rispetto al discorso iniziale, preciso, anche il Benevento è una meravigliosa realtà che sta stupendo tra le piccole, diciamo Spezia e Benevento in questo, più che Verona, perché l'Hellas non è una neopromossa, aveva già fatto bene l'anno scorso, però sta ristupendo. Io l'ho messa decima, in realtà è anche ottava. Il discorso che feci io in quel video lì poteva essere smentito, tant'è vero, il Verona ha espresso un bel calcio, fa bene con Juric, secondo me si riconferma. Voi mi diceste nei commenti, ha perso molti giocatori, non si riconfermerà, eppure lo sta facendo. Poi è vero, sta attraversando un periodo di calo, a lungo andare potrebbe anche perdere punti e concludere nella parte destra della classifica. Tra queste squadre però ne spiccano due che stanno facendo peggio rispetto alle mie attese, vale a dire Bologna e Fiorentina, che secondo me sulla carta avevano inizio stagione la possibilità di regalarsi una parte sinistra della classifica. Non per niente io e la Bologna l'ho pronosticato nono e la Fiorentina ottava, quindi non campionato da Champions, però comunque sia tranquillo e positivo. E invece la Fiorentina ha dovuto fare un cambio di allenatore, al momento è al 12° posto, una posizione in meno, quindi questo ci ho preso per il Bologna, che è un'altra di quelle squadre che francamente non me ne vogliano i tifosi del Bologna all'ascolto, anzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, però io spesso vedendo il Bologna quest'anno penso ad una squadra che sa di potersi salvare tranquillamente, che però non ha praticamente nulla da chiedere in più al campionato. Questo la porta a perdere il suo essere Bologna, quindi metterci grinta rifacendosi al proprio allenatore, che di grinta ne ha da vendere, e parlo chiaramente di Sinisa Mihajlovic, e diventa anche un po' bruttina sporadicamente come squadra. Le due invece che stanno facendo meglio sono Sassuolo e Sampdoria. Il Sassuolo a un certo punto inizio campionato sembrava anche poter competere per qualcosa di realmente ghiotto, ma ovviamente sapevamo tutti che la qualità alla lunga sarebbe uscita in negativo, così come sapevamo un po' tutti che la qualità della Juve sarebbe uscita in positivo, e lì ci arriveremo. Bravo invece Ranieri, che sta facendo un grande lavoro alla Samp, oltre chiaramente a quello di De Zerbi con il Sassuolo. Ma ora buttiamoci a capofitto nella parte sinistra della classifica, e quindi dal nono, anche perché il decimo l'abbiamo già letto e non dovevamo, ma comunque dal nono al quinto posto, quindi zona Europa League compresa. Nella mia classifica, come detto, il Bologna e la Fiorentina, poi la Lazio, il Napoli e il Milan, settima, sesta e quinta. Andiamo a vedere la classifica dopo 19 giornate. Sassuolo nono, Verona ottavo, Lazio settima, Napoli sesto, Juventus quinta. Riguardo il Napoli, io mi aspettavo un campionato tipo questo, però da molti tifosi napoletani sono piovuti insulti proprio, e mi rifaccio al commento che vi ho, a uno dei commenti che vi ho mostrato all'inizio, riferito alla Roma. Il Napoli ha qualità di rosa, ha tanta qualità, però i difetti che si erano visti nella parte finale della passata stagione non erano casuali. Il Napoli ha smesso di giocare dopo aver vinto la Coppa Italia e molti hanno pensato lo ha fatto volontariamente perché tanto ormai in Europa League c'è. Sì, però la mentalità è un'altra cosa. E io spesso ho visto un Napoli peccare di mentalità anche in questo inizio di stagione. Io francamente non imputo neanche troppo a Gattuso, perché a me piace come allenatore, anzi credo che sia sottovalutato. La Lazio invece ha peccato nel periodo in cui ha giocato la Champions League, come d'altronde mi aspettavo io e come avevo detto in quel video lì. Devo dire che sulla Lazio eravamo un po' tutti d'accordo, anzi io, se posso permettermi, vorrei complimentarmi ancora una volta con Inzaghi e con il lavoro che sta facendo, perché la Lazio anche in questa stagione ci ha dimostrato che al di là del periodo Champions, caratterizzato anche da molti infortuni, sarà una cliente scomoda, secondo me, per le big che adesso piano piano andiamo a leggere. Chiudiamo col Milan, perché io vi sfido
nella mia classifica, insomma, l'avevo messo al quinto posto, se non ricordo male, ma vi sfido a dirmi adesso, però qualcuno che c'ha la faccia come il fondoschiena c'è, però nessuno credo immaginasse il Milan al primo posto, nemmeno i milanisti. E qui c'è la più rosea favola che il calcio ti regala. Un condottiero come Ibrahimovic, che arriva nella passata stagione, ti fa la battuta: se fossi arrivato prima avremmo vinto lo scudetto. Sei mesi dopo che succede? Che il Milan è primo in classifica. Con Pioli che sta gestendo bene, con molti giovani anche lì che stanno crescendo rispetto a qualche mese fa. Sapete quanto io ami Salemakers, si sta confermando, ma non è certamente l'unico. Leao fa benissimo, Çalhanoğlu ha ritrovato se stesso, ne potrei citare tantissimi altri. Theo Hernandez è ancora su livelli paurosi. Donnarumma è ufficialmente un portiere internazionale ai grandi livelli, anche a livello di continuità. E il Milan è primo, con un punticino, due al massimo di distanza sull'Inter, sorpasso contro sorpasso ogni domenica, ma il Milan è primo. E non era facile pronosticare questa cosa. Quindi entriamo in zona Champions e vediamo chi c'è. Nella mia classifica, da quarto a primo posto, Roma, Atalanta, Juventus e Inter. Nella classifica reale, in questo momento ci sono Atalanta, Roma, Inter e Milan. Quindi il Milan in più, che in questo momento sostituisce la Juventus, proprio per posizione esatta, quasi. L'Inter sta competendo, nonostante un inizio di stagione, francamente, permettetemi di dire horror, perché mi ha spaventato l'Inter. Ho detto, com'è possibile che hanno una squadra così forte, ma Conte non riesce a gestire il gruppo? Però comunque sia, sei andato avanti in Coppa Italia, sei secondo in campionato, stai lottando per lo scudetto, sei nell'obiettivo, vediamo che succede. Quindi siamo lì anche come livelli di pronostico. Sulla Roma, io potrei fare copia e incolla con quello che ho detto sei mesi fa, cinque in realtà. Vale a dire che la Roma è una squadra in crescita, è una squadra in netta crescita, con un allenatore che ha un anno in più di esperienza in Italia, che fa i suoi errori. Io per esempio un difetto che imputo spesso a Fonseca sono i cambi, la gestione della partita in sé. Lui spesso le prepara bene, ma se ci fate caso, soprattutto contro le big, quando la Roma va sotto fa fatica, il mister in primis, a leggere i cambi giusti, a trovare delle contromisure contro la squadra avversaria. Quello significa fare il salto di qualità e poter competere anche per lo scudetto. Però francamente, se si parla di obiettivo Champions, è vero che la Roma ha perso contro le big quest'anno, non ha ancora vinto contro nessuna, non ha perso tutte le partite, ci tengo anche a sottolinearlo, nel senso che ha perso con la Juventus, bene come approccio, ha perso malissimo il derby con l'Atalanta e con il Napoli, e quelli sono tre campanelli d'allarme. Quindi si deve crescere sotto quel profilo lì. Però io dico sempre che il famoso detto dice: i campionati si vincono con le piccole. Ora, la Roma non vincerà il campionato soltanto battendo le piccole, è ovvio, ma in Champions ci può arrivare. Con le piccole, le stesse contro le quali le big spesso hanno perso punti, la Roma ha vinto contro tutte. E quindi questo è sicuramente positivo. Vedremo quel che succederà nel girone di ritorno. Questo comunque sì era il mio pronostico, affiancato alla classifica attuale praticamente. Siamo ormai alla 21esima giornata, ma cambia poco. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se siete rimasti sorpresi dal girone d'andata, se vi aspettavate queste posizioni o se c'è qualcuna che vi ha stupito. Mi raccomando, qui sotto nei commenti. Detto questo, però, vi invito ovviamente a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutto e di seguirmi su Instagram per avere informazioni in anteprima sui video, sulle telecronache che faccio e su molto molto altro. Un bacione, never give up, eccola qui, ecco, never give up e bella regà, ciao!